falsi, i codardi e i vigliacchi. Parole dure quelle con cui il sindaco di Sala Consilina, Mimmo Cartolano, ha espresso la sua contrarietà all'accordo raggiunto sulla comunità montana Vallo di Diano, che di fatto ha estromesso Sala Consilina facendo venire meno quell'assessorato richiesto e che pareva potesse venir concesso anche in virtù del fatto che Cartolano è l'unico sindaco valdianese in quota Italia Viva, partito del consigliere regionale Tommaso Pellegrino. Va bene, le due presidenze è giusto che vanno al Partito Democratico. Questi che ci nomina del sindaco Michele Di Cambia e del dottore Sforza, chiunque sceglie, va bene, chiedo, Vittorio Sforza, di soldi, ti devi prendere il saldo perché io non posso, sono, va bene, dico mi prendo il saldo e un assessore alla comunità. Questa è stata la richiesta di Sala Consiglio. Chiariamo un'altra cosa, l'unico iscritto Italia Viva, caro Presidente, sono io. Tu non vuoi accreditare assessore a nessuno, non te lo consento perché Italia Viva sono io, giusto per chiarezza. Io sono iscritto in Italia Viva e nessun altro consiglio. Il dito puntato da Cartolano però è tutto contro il presidente Esposito e contro manovre interne al comprensorio sulla base anche di un messaggio arrivato dal segretario provinciale del PD e da lui letto in assemblea. Comunque, in merito alla questione comunità montana, ti confermo il mio totale disaccordo rispetto a un'intesa che venga fuori Sala Consiglio e lasci Italia Viva non soddisfatto. Enzo Luciano, segretario partito provinciale del PD. Quindi, si è arrivati a questo contro la volontà del Partito Democratico di Salerno. Questo è il messaggio che ha inviato Enzo Luciano a Tommaso Pellegrino. La seduta si è accesa con attacchi forti da entrambe le parti. Cartolano ha accusato di doppiezza Esposito, quest'ultimo gli ha rinfacciato. Sala Consilina ha fatto un cattivo affare a votarti. Il neopresidente ha inoltre fatto presente che Pellegrino ha sostenuto Spano, sottolineando l'isolamento di Cartolano. Lui ha trattato con Pellegrino un suo ingresso in giunta. Quando Pellegrino ha scelto Spano, che io ho chiamato pubblicamente ieri sera nel mio intervento, e ho detto: in che quota sei Gaetano Spano, assessore attuale? In quota Pellegrino. Non va Sala Consilina all'opposizione, ma ci va Mimmo Cartolano. Ti sei chiesto, caro Cartolano, perché 14 sindaci autorevoli di tutti i comuni, compreso quelli che del centrodestra, compreso Giuseppe Rinaldi, compreso Polla, che non è iscritto al PD, Buon Abitacolo e lo stesso Vivi Rubino, perché hanno sottoscritto un documento? Te lo dovresti chiedere. Non l'hanno sottoscritto solo i sindaci PD, probabilmente non hai il gradimento dei sindaci del Vallo di Diano.